Le macchine sono ormai in grado di imparare, quindi presto, molto presto, bisognerà impegnarsi per essere buoni maestri. Suona più o meno così il monito degli esperti che martedì mattina a Voghera hanno incontrato gli studenti degli istituti tecnici e dei licei per parlare di intelligenza artificiale, una realtà che è già nelle nostre case, nelle nostre auto e soprattutto nelle nostre tasche, con gli smartphone. Quali sono i rischi possibili? Ci troveremo dentro un film come Matrix l'anno prossimo? Ecco, questo sinceramente non credo. Allora, sono sicuro che ci sono dei rischi come per ogni tecnologia e ci vuole un uso consapevole e bisogna che noi conosciamo le specificità della tecnologia per poterla dominare. Questo sicuramente sì. Non c'è, secondo me, nel breve il rischio di avere delle macchine che vanno da sole o che prendono il controllo rispetto agli esseri umani, ma c'è il rischio, in particolare nei sistemi più recenti basati su machine learning e il deep learning, che avendo le macchine avuto degli esempi non del tutto corretti riproducono comportamenti che noi riteniamo non desiderabili e scorretti. Quindi c'è bisogno di avere dei sistemi che siano più prevedibili, che possano anche dirci perché adottano determinate scelte o suggeriscono determinate possibilità. Ecco, questo sicuramente è una frontiera che coinvolge sia la tecnologia che la società tutta intera. L'iniziativa è una delle molte in programma in occasione del 25esimo anno di attività delle Forme dell'Anima, una rassegna culturale dell'associazione Progetto Voghera che da qui al 1 dicembre accompagnerà la città in un viaggio attraverso la cultura sotto vari aspetti, dalla scienza, come nel caso di martedì, al cinema, fino all'enogastronomia. Abbiamo cominciato con la cena su Federico Fellini, che avevamo programmato l'anno scorso, il centenario della nascita, ma che purtroppo non abbiamo potuto realizzare. Poi abbiamo continuato insieme a Dubik con tre incontri letterari a cui faranno seguito altri due, e questa mattina invece c'è il convegno sull'intelligenza artificiale che facciamo con tre docenti dell'Università di Pavia e due ricercatori dell'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.